Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo in una nuova guerra tra gilde, ma prima di cominciare oggi volevo andare a fare un saluto speciale a tutta la mia gilda Obscurated e soprattutto a tutti i nuovi membri che stanno entrando proprio in questo momento, tra cui c'è anche Bankai, con cui magari faremo anche qualche video insieme, chissà, adesso siamo anche nella stessa gilda, quindi qualcosa ci inventeremo. E quindi, fatto questo doveroso saluto, perché veramente non saluto mai gli Obscurated ed effettivamente negli altri giochi saluto sempre tutti, quindi sarà che faccio video su Castle Clash da tanto tempo, ma non mi viene mai in mente di salutarli, quindi questa volta anche un saluto speciale a Re Stark, ragazzi, che è un capo veramente, contro cazzi si impegna tantissimo. Quindi, dopo aver salutato tutti, direi di andare a fare questa guerra tra gilde, perché oggi, ragazzi, abbiamo grossi nomi di Castle Clash Ita. Abbiamo infatti The Slayer 380k, c'è cioè Gulp, ovviamente è difficile trovare qualcuno che ha più potere da affrontare, e poi tutti i poteri molto alti, quindi andremo un po' a vedere cosa attaccare e cosa no, ci regoliamo anche in base agli eroi. Andiamo subito a vedere, i The Slayer ovviamente sono potentissimi, i falchi, ci sono anche i bandits e ci sono anche i pandemonio. Allora, inizio a vedere uno a uno quale è possibile attaccare. Allora, visto che i primi due proprio non si possono fare, diamo il terzo. Ho messo Aries, perché qui sembra una situazione tranquilla, ma non lo è affatto. Per cui bisogna provare a scendere. Ah, mi sono dimenticato Aries lì. Quindi tolgo al volo il totem di Aries. E poi provo così un attimo frontale, perché shottano tutto in un attimo. Facciamo così. Mettiamo tutto, niente. Allora, tutti quanti. Vediamo un po' se ce la fanno a resistere. 55. Vediamo che cosa succede. Succede che, non essendoci golem, potrebbe finire in maniera anche triste, ma forse no, perché no, sono tutti vivi. 658, questo me lo sono riuscito a prendere. 284, comunque non male. Allora, 280 c'è questo, anche perché sto notando che sono tantissimi di poteri altissimi e attacchi veramente troppo tosti. Quindi, cioè, provarci più veramente mille volte un attacco, inizio a non divertirmi più. Cioè, miliardi di truppette impossibili, pistolera che toglie tutto, cioè non ci si riesce proprio. Quindi vorrei provare a fare quest'altro. Io direi di mettere Zucca qui, Mino qua. Tutti gli altri, vai, ok, scendo anche lui, 22, 47, 50, 51, non volevo interrompere, ragazzi, per non rischiare, magari facevo meglio interrompere, che sono nella cacca, ci vuole un miracolo, un'altra volta che resuscita, ma non ci sarà, se resuscitavo un'altra volta lo prendevo, maledizione, maledetto. Lo potevo interrompere, però devo essere sincero, un attimo ho confidato che la risolvevano lì, ma senza golem era impossibile, infatti il mio errore è stato non metterci golem per un attacco del genere. Vabbè, ho toppato, che ci vogliamo fare, comunque tutti quanti poteri veramente grossi. Questo era facile, questo era semplice, lo potevo fare, potevo prendere, questo è un mio fail, my bad. Possiamo provare a passare, infatti lo sto pagando caro, guarda quante cazzo di gemme ci devo buttare, e andiamo a vederci un altro attacco, vediamo un po' quale si può prendere. Allora, ho notato che c'è questo qui, direi buono, no? C'è un sacco di truppette qua. Quindi, Zucca, lui, Cupido, 13%. Vediamo un po' se riesce a riskillare, no? Perché non effetto? Che cazzo di piglia? Allora, vediamo un po'. Facciamo così, poi metto Zucca, questo, dai, vediamo se riesce a skillare. 51 ha fatto soltanto, pessima storia, 57, però abbiamo ancora un bel po' di carte da giocare, come ad esempio questa, vai, pensaci tu. Facciamo questo, poi ci posso mettere anche Rodolfo, però aspetto, metto Rodolfo. Aspetto proprio. Ok, ci metto questo. E poi, prima che si avvicina Rodolfo, provo a beccare tutti quanti
con questo e a tirarli giù con le truppine, a distrarli. Ho qualche colpo di pallone Doom, ma chissà se bastano. Ho tirato anche un cerchio, vediamo se appari 100, appari, appari, fottutissimo 100. No, è rimasto con la merdosa struttura anche adesso, vaffanculo, non ci prendo un tre fiamme, maledetto. Quindi altre miliardi di gemme da usare, come al solito, vai. Allora, 620 punti con questo 258k, io me li beccherei, dato che tutti i villaggi di questa war sono veramente tosti, tosti che veramente ci sto provando tantissime volte e non ci sto riuscendo, il che non mi fa neanche troppo divertire, quindi siccome c'è questo facile, direi di beccarcelo così. Doppio buff, 89, poi ci mettiamo questo, ci mettiamo questo e ce la dovremmo fare, no? Ok. Perfetto, ne sono anche crepati un paio, rimane un solo attacco, quindi resuscito quelli che mancano. War che è una war mediocre, devo dire mediocre, con pochi punti. Quindi andiamo qui. Oh, c'è anche questo, abbastanza comodo. Zucca, Babbo, Babbo Semino, Cupido, doppio buff 90%, pallone Doom. Michael che stunna tutti, ok, perfetto, sì, Michael, vabbè, Rodolfo, 619, e finito gli attacchi, war, te lo giuro che è una war di mezzo, infatti ho fatto 2800 punti, sono addirittura tredicesimo, però dai, 2800 punti, proprio schifissimo non è, ma almeno a 3000 ormai con questo potere, quando non ci arrivo vuol dire che ho fatto abbastanza schifo. Saluto a tutti i Slayer, i Bandits, i Falchi, i Pandemonio e gli Obscurity che sono la mia guild, ragazzi, vi saluto tutti e direi che per questo video possiamo farci un roll singolo, magari ragazzi, miracolo, chi lo sa, vediamo roll singolo prima di chiudere. Boom, mamma, cioè sarebbe stata una cosa grandiosa. Lasciate un bel like, un commento, fatemi sapere che ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.